La disponibilità del polo museale in generale, degli Uffizi in particolare, c'è il direttore dell'Opificio, il sovrintendente dell'Opificio Bruno Santi, diciamo di tutte le strutture statali che fanno di Firenze questa straordinaria miniera di bellezza, è nei confronti della provincia da sempre molto ampia, è una disponibilità che, di cui ringraziamo, che cerchiamo di ricambiare e che ha portato nel corso di questi anni di mandato amministrativo alcune belle iniziative fatte insieme. Poi, come sempre, il bello deve ancora venire, il più bello dei mari è quello che non navigammo e il più bel mare che navigheremo a breve probabilmente sarà la Madonna del Cardellino, quindi abbiamo deciso che poi tanto non si offende nessuno per la proxiomeno, non ci sono le autorità croate che provano a fare una gara su questo, ma diciamo che questa collaborazione avrà nell'arco delle prossime settimane, ormai siamo in attesa della ufficializzazione della data di inaugurazione che dipende ovviamente dagli impegni del Capo dello Stato, come già Antonio Natale e Cristina Cidini hanno evidenziato nel corso di alcuni momenti di interventi pubblici, sarà il momento che suggellerà questo tipo di rapporto. Il ringraziamento è naturalmente da parte mia anche altrettanto affettuoso e veramente grato a Giovanna Folonari, che talvolta mi rimbrotta anche dicendo che io sono poco attento a queste cose o comunque che dovrei esserlo di più, e che è una vera e propria macchina da guerra, non si dice più, intanto perché non è bello, poi perché elettoralmente parlando, diciamo, da qualche lustro non credo che sia esatto. Bruno Santi ha fatto un gesto scaramantico, ma è stata straordinaria nel volere con tenacia che la provincia e i comuni, tutti i comuni del territorio provinciale 44, non solo il comune di Firenze, che peraltro è qui rappresentato da Silvano Gori, che saluto e che ringrazio, fossero in qualche modo protagonisti di questa opportunità. E allora, in rapidissima sintesi, perché io mi sono ritagliato il compito di Pippo Baudo, di presentatore, e basta, accanto ai ringraziamenti una convinzione, la convinzione che noi possiamo, come amministrazione provinciale, tentare davvero non di declinare il solito slogan fare sistema e fare squadra per la 106esima volta nell'arco di una mattinata, ma essere davvero capaci di fare di questo territorio un territorio che concretamente fa le cose insieme. Noi sappiamo che le varie fonti, diciamo, di autorità e di potere sono diverse, c'è l'autorità statale in primis, ma sappiamo anche che se i comuni e le associazioni presenti sul territorio provano a essere propositive, a dare idee, a fare richieste, a cercare un rapporto, diciamo, di dialogo e di scambio, beh, c'è una disponibilità reale per fare le cose insieme. Vorrei dire che c'è sempre stata, ma da oggi mi piace pensare che ci possa essere ancora di più, anche perché la provincia prende l'impegno in qualche modo di accompagnare con un supporto logistico, economico e di comunicazione questo tipo di iniziative.